Sempre 15 gennaio, sempre mezzogiorno, i carabinieri ancora permangono sul posto e purtroppo i bambini rom e quanti hanno aperto il mercato dopo mezzogiorno e mezza, che è l'ora in cui il servizio predisposto dagli scienziati della polizia Roma Capitale, quinto gruppo, hanno messo in piedi, perché voglio dire, un servizio che alle 11 e mezza, perché abbiamo detto cessa la sua attività e consente, voglio dire, l'arrivo a flotte dei rom con il loro mercatino. Ecco, qui sono in attesa, questa signora con il suo carico di mercanzia, si fa per dire mercanzia, aspetta che i carabinieri vadano via per far ritornare la situazione come era. In altre parti del mercato invece, diciamo, un po' più giù, perché quella è una pattuglia con due soli carabinieri, non è che possa fare tanto di più, assistiamo a questo. Io mi rivolgo anche a Borghi, a cui ho telefonato già tempo fa, di Roma 1, per vedere se è possibile fare una serata, un giorno, una tavola rotonda con tutti i responsabili del quinto municipio, innanzitutto della Polizia Roma Capitale e, voglio dire, del Comune di Roma, del Dipartimento, dell'assessore, del sindaco, insomma, così non è proprio possibile. Questo è un mercato, diciamo, agroalimentare, voglio dire, le condizioni igieniche e di sicurezza, guardate voi, se sono ottimali, te lo dicono coloro che vedono questo video, questo ennesimo video, credo che sia il centesimo, che metto in rete su YouTube, su Twitter, ma tanto a quanto pare ad oggi non frega niente a nessuno, ma prima o poi fregherà. Questa è un po' come la discarica di Malagrotta, di Cerrioni, no? Dopo alla fine, voglio dire, le responsabilità non sono solo civili ma anche penali, e comincia il fuggi-fuggi generale. Scambio di soldi, acquisto, perché poi sono gli italiani che acquistano, siamo noi, non è solo... La signora vende addirittura i biscotti, lì una busta di plastica, oltre agli stracci. Vabbè, va. Per oggi credo che possa bastare. Passo e chiudo.